c'è una bellissima partita questa sera, bisogna fare soprattutto tanti applausi a Busto che contro uno squadrone come Conegliano è riuscita a mantenere testa e quasi magari a fare il miracolo. Sì, forse è mancata solo un po' di continuità a Busto questa sera, perché ha messo in difficoltà in alcune situazioni Conegliano e è mancato poco, perché anche il primo set ha messo qualche sbavatura quando era avanti, quindi poteva essere una partita sempre in bilico. Forse non è stata in partita solo il secondo set, poi per il resto è sempre stata punto a punto con Conegliano. Ecco, Conegliano che è squadra di altre categorie, tra l'altro stasera gli mancavano sicuramente dei giocatori molto molto importanti, però Busto ha dimostrato comunque di non essere poi molto inferiore, nel senso di essere una squadra che non molla mai. Ovviamente c'è un divario notevole tra le due squadre. Il divario notevole questa sera non c'è stato. Busto ha giocato secondo me bene in alcune situazioni la fase break, ha fatto un pochino più fatica in alcune situazioni di cambio palla, e poi per il resto se l'è giocata punto a punto, e quando dal quarto set in poi Conegliano ha cominciato a fare qualche errore in più, la partita è diventata ancora più in bilico. Allora Mochi, è una tradizione che quando venite al Parigi Mamai c'è sempre da sudare? No, direi che diamo un po' di spettacolo a questo pubblico che è sempre numeroso, e sapevamo che stasera qui era una partita tosta, perché Busto viene comunque da partite positive dove sta giocando bene, e quindi dovevamo mettere la migliore in moto. Nei primi due set penso che abbiamo sbagliato poco e abbiamo giocato una gran pallavolo, poi siamo calati un po', loro cresciute sicuramente, e c'è stato penso un bello spettacolo. Ecco, cosa ne pensi? Vabbè, voi avevate sicuramente delle assenze molto importanti, però devo dire che soprattutto con le centrali avete fatto molto male. Bravo palleggiatore. Sì, sicuramente, siamo una squadra dove abbiamo attaccanti molto forti, purtroppo oggi pomeriggio l'attrice ha avuto l'influenza, gli è venuta, quindi però fortunatamente abbiamo questa rosa molto lunga che ci permette comunque poter giocare e competere nonostante qualche assenza, e devo dire che abbiamo sì dei centrali molto forti e il nostro palleggiatore li sfrutta al meglio, così per aprire anche un po' i laterali. Allora coach, una squadra che piace moltissimo, ha fatto forse più di quello che poteva fare contro una corazzata che non scopriamo noi, veramente da applausi stasera. Sì, a me vengono in mente alcune situazioni di grandissimo livello, veramente stratosferico, che abbiamo fatto bene, con ordine, con impostazione tattica, con lucidità, e che ci hanno permesso di essere appunto a punto praticamente per 4-7. L'ultimo ci è sfuggito nel finale, eravamo lì con loro, quindi sicuramente più passerà il tempo, i giorni, e più emergerà la soddisfazione nell'andare a vedere le cose che abbiamo fatto e come le abbiamo fatte, cioè con quale determinazione. È ovvio che queste cose qui ci fanno venire il pensiero sul mettere a posto alcune cose che invece hanno funzionato un pochettino di meno, soprattutto ovviamente quando abbiamo la palla noi, perché quando giochi contro queste squadre devi riflettere su quello che fai quando hai la palla in mano. Che fa ben guardare avanti. Ecco, tra l'altro assume ancora più significato perché ha ruotato veramente quasi tutte le giocatrici. Ma sì, dai, quest'anno c'è questa situazione qui è assolutamente consona. Nel momento in cui abbiamo qualche difficoltà, manca un po' di lucidità in campo, un cambio sicuramente mette a posto le cose. Si può fare, perché no? Ecco, mi chiedevo come riuscivano a stare in piedi nell'ultimo set, perché veramente hanno speso tante energie. Sì, vabbè, siamo preparati comunque, perché a livello di volume di allenamento abbiamo fatto molto. Infatti secondo me andremo anche in crescita dal punto di vista fisico da adesso fino a tutta la fase, quella bellicosa, quella con due partite a settimana, praticamente fino alla fine, penso fino alla fine di gennaio. Forse anche inizio febbraio, saremo sempre lì a giocare due volte a settimana, comunque con intervalli tra le partite molto, molto ridotti, quindi vuol dire che fisicamente dovremo andare in crescita. Esatto, sembra che è una squadra che migliora partita dopo partita. Su alcuni aspetti sì, perché poi il lavoro che stiamo facendo in questo periodo è sui punti deboli della partita precedente, quindi molto su di noi,
ovviamente quello che serve sulla squadra avversaria, ma molto su di noi, perché il margine di crescita dobbiamo guardare il nostro, e quindi vediamo. No, oltretutto tenere questi centrali come quelli di Conegliano penso che sia un'ardua impresa. Centrali che viaggiano con un palleggiatore strepitoso, perché poi Volo c'è veramente un grande palleggiatore che qui tutti conoscono, quindi sì, è una bella accoppiata. Grazie.